Ciao ragazzi, in questo video vediamo l'espressione abbastanza conosciuta in italiano sogni d'oro, che è l'alternativa, può essere un'alternativa al più conosciuto augurio di buonanotte. Vi metto in descrizione il link del video che ho dedicato all'espressione, all'augurio della buonanotte. Sogni d'oro. Quindi può essere un'espressione alternativa alla classica buonanotte o addirittura aggiuntiva. Infatti è molto comune sentir dire e leggere buonanotte e sogni d'oro. Ma che significa? Noi diciamo sogni d'oro quando vogliamo augurare a una persona di fare dei sogni d'oro, cioè di fare dei sogni bellissimi, dei sogni splendidi. Ed è un'espressione, un augurio molto molto dolce e molto usato. Fatemi sapere in un commento se esiste un'alternativa nella vostra lingua, perché è molto divertente anche conoscere le espressioni corrispettive nelle altre lingue. È molto interessante per me e penso che possa essere interessante anche per tutti coloro che vedono questi video. Ti auguro di fare dei sogni d'oro, quindi ti auguro di dormire bene e di fare dei sogni bellissimi, dei sogni splendidi, dei sogni appunto di oro. Spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato utile. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo.